La Bibbia è la parola scritta che Dio, rivelandosi nella storia umana, ha fatto risuonare nel tempo nelle parole dei profeti, dei sapienti, di Gesù e degli apostoli. La storia del popolo di Dio comincia con la chiamata rivolta ad Abramo a lasciare la propria patria e una promessa: farò di te un grande popolo. Le vicende del popolo di Abramo si svilupparono per secoli ed ebbero come ambiente molti luoghi dell'Oriente e anche il deserto. Sul monte Sinai, Dio si rivela a Mosè. Il Sinai fu lo scenario in cui venne stipulata l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Il Sinai si trova nel deserto e Dio parla nel deserto. Dio ha dato la sua parola proprio in un ambiente che non appartiene a nessuno. Ha voluto parlare in un ambiente misterioso. Ha affidato 10 parole a Mosè. Che cosa significa che Dio parla? Parlare a qualcuno significa farlo esistere, entrare in comunione con lui, in alleanza. È quello che Dio cerca, entrare in comunione con l'uomo, vuol creare. La parola ti fa esistere. Il Sinai resta così legato al dono del Decalogo, le 10 parole scritte in pietra e nel cuore di ogni uomo. Il monte della fede, luogo dell'incontro e del patto, il monte dell'amore.